posti più belli del mondo. Dünyanın en çılar ricalarına. Dünyanın en maşhur yerlerinden. Evet, evet. Uyudu bir bogi simbolu. Afrikalı'da kadınlar da zaten. L'indipendenza dell'Uzbekistan dall'Unione Sovietica. Anche se in realtà l'unico monumento realmente timuride del periodo timuride è quello a sinistra, la madrassa di Lugbegger. Il motivo che viene rappresentato è il cielo stellato. Lui fu il primo, dopo i greci, a fare un catalogo aggiornato di tutte le costellazioni. Queste due madrasse sono caratterizzate da finti minareti, in realtà, perché se fate caso i minareti sono pieni, solamente quella centrale, che è la madrassa di Tillakari, che significa ricoperta d'oro, poi vediamo dopo perché, ha i due minaretti che sono funzionali alla chiamata, alla preghiera dei fedeli. Quindi è tutto, quelle che vediamo di fronte sui due piani sono le celle dove loro dormivano e alloggiavano. Vediamo questa abilità architettonica. Sì. L'interno è magari legato al momento di ricostruzione. Molto è stato fatto in periodo sovietico. E quindi do l'onore appunto ad Amredin di presentarvi i principali reperti. Sono più di 20 anni che lavoriamo con gli amici italiani. Italiani archeologi professionali. Gli archeologi italiani sono dei professionisti. Sono dei grandi specialisti, ma sono anche degli amici affidabili. Ed è un piacere lavorare con loro. Lavoriamo insieme già da 20 anni. E nel corso di questi 20 anni abbiamo realizzato con successo più di 10 programmi, più di 10 progetti. Questa è una calzatura di pelle, in pelle, un cucchiaio e un pettine. Quello che emerge di più è proprio l'elemento territoriale. Cioè, come anche durante la Via della Seta la risorsa principale era il territorio. Tuttora c'è un punto fondamentale della cultura mondiale. Sara promuove un bordo.